come dire, abbiamo spaziato abbondantemente in questo aspetto tecnologicamente estremamente rilevante in questi ultimi interventi e io a questo punto devo passare la parola a chi si ritorna ad occupare di televisione e quindi per darci, come dire, una visione magari un po' più a breve termine, ma sicuramente molto importante. E che riguarda il broadcasting e la televisione dopo un passaggio che ormai è imminente, che è quello dello switch off. E non potevamo farlo se non con quell'aspetto del mondo confindustriale che si occupa di radio e di televisioni, e nello specifico con il presidente di Confindustria Radio TV, Franco Siddi, e con l'ingegner Bianca Papini, responsabile per la regolamentazione dei media e delle infrastrutture, che saluto. Mi scuso anche per l'ora tarda, ma siamo andati un po' lunghi. Bene, do subito immediatamente la parola al presidente Siddi. A lei la parola, presidente. Buongiorno, grazie per questa bella iniziativa che è veramente di grande qualità, nella proposta e anche nella visione. Ci aiuta a seguire e a proiettarci davvero in un futuro che ormai ne siamo immersi, mentre noi adesso dobbiamo quasi fare un passo indietro. In realtà, il nostro passo indietro, il nostro stare sulle cose anche del breve periodo, è un passaggio fondamentale per assecondare il processo di innovazione che ci porta molto avanti e ci ha già introdotto molto avanti, come abbiamo visto nel dibattito di stamattina. Il passaggio che deve affrontare il digitale terrestre è breve, è brevissimo, è oggi, cioè ne hanno parlato altri, già ne hanno fatto cenno, in particolare l'ingegner Cicotti, ma anche il dottor Bruno, è quello di liberare delle frequenze per proprio favorire da un lato il 5G e dall'altro lato portare la televisione digitale ad un passaggio che è quello di seconda generazione, perché possa offrire a parità di varietà di offerta e varietà di offerta con la beccata delle frequenze disponibili maggiore qualità sia nella qualità di trasmissione sia nei contenuti flessibili proposti al pubblico. Evidentemente questo è un passaggio importante, necessario, indubbiamente preso dal paese, ma è un passaggio che ha dei costi, che ha delle mette i broadcaster tradizionali, diciamoli così, i broadcaster della TV lineare, di fronte ad una sfida continua che li vede ormai costretti a stare dentro i processi delle cose nuove e a starci dentro secondo quella che è la loro responsabilità, una responsabilità che è innanzitutto industriale, ma è soprattutto editoriale. Ecco, questo aspetto io credo vada sottolineato proprio ripartendo dall'origine dell'incontro di stamattina, cioè dalla introduzione della relazione dell'ingegnere arcidiacono dell'EBU. E lì mi pare ci abbia detto con chiarezza, ci abbia fatto quasi un quadro che poi ci ha pilotato in tutta questa mattinata. Le nuove generazioni, ci ha avvertito, non faranno più probabilmente lo stesso mestiere per tutta la vita. Questo vale oggi per le televisioni. Le televisioni da tempo già non fanno più lo stesso mestiere, o meglio, fanno un mestiere con le stesse radici, ma lo fanno con tante modalità differenti e sempre più dovranno farlo per essere presenti col proprio pubblico, raggiungerlo ovunque egli si possa trovare, raggiungerlo con tutti gli strumenti con i quali egli desidera seguire. Tuttavia, ci sarà sempre un bisogno, una necessità di quella televisione lineare su cui ha posto l'accento in particolare il dottor Bruno, che è quella che raggiunge e può raggiungere con facilità e con semplicità la generalità delle famiglie. Abbiamo visto quanto questo sia importante in tempi soprattutto di pandemia. Senza la televisione, che ha svolto un ruolo sociale, oltre che tecnologico, industriale e così via, importantissimo in tutti questi mesi, probabilmente la società avrebbe retto molto meno l'impatto con questa situazione drammatica che si è venuta a creare. La potenza della tecnologia e dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione, ecco, ci dice oggi meglio di ieri, ma lo sapevamo già, che dobbiamo essere capaci di integrare evidentemente la presenza sfruttando tutte le opportunità e tutti i sistemi possibili. Detto
dal digitale, evidentemente anche di nuova generazione, al satellite, alla fibra, alla rete. L'ingegnere Cicotti ci parlava degli esperimenti di Torino, delle applicazioni col 5G, e ci dice, parlandoci di tecnologia, ci diceva però come certi contenuti possono essere semplicemente prodotti solo per l'area broadband, e altri invece possono andare in simulcast, ottenendo risultati differenti che non sono però indifferenti per l'impresa, perché l'impresa poi su queste deve farci i conti. E abbiamo visto dei dati che ci ha dato mi pare, Benengo Gardini di Sky, che quanta sia la differenza di business che si genera tra ciò che va di un evento visto nello stesso tempo, ce l'ha detto anche Bruno, sul sistema broadcaster tradizionale, sia esso digitale che satellitare, e quanto invece cosa invece avvenga quando il risultato lo si ottiene sommando in più orari, l'ha detto anche Cicotti poco fa, la fruizione di un determinato prodotto televisivo, sia una fiction, sia un evento sportivo e così via. È evidente che questo porta a realizzare nuovi modelli di business sui quali ci bisogna misurarsi e con i quali occorre fare i conti per capire fin dove possono arrivare i broadcaster in questa situazione. Abbiamo imparato a capire, ce lo ha detto anche qui, direi, ci ha fatto il richiamo anche qui Berengo, che le concentrazioni assumono oggi una valenza diversa. Noi per 20 anni abbiamo visto il tema concentrazione italiano e l'abbiamo visto in rapporto alla carta stampata. Oggi è bastata la sentenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo per dirci che quella roba lì adesso è addirittura superata e comunque non ha ragione di esistere, o meglio, che non ha ragione di esistere quella norma. Oggi ci accorgiamo che il tema della canzone è un altro, e che sul piano, diciamo, planetario o anche solo continentale, ma fra poco probabilmente anche nazionale, il tema delle concentrazioni è un tema non da poco che per noi va conciliato però con quella esigenza importante di garantire pluralismo in un ambiente regolato, in un ambiente accessibile, ma allo stesso tempo, come dire, affidabile. E questa è la differenza che viene chiesta di fare ai broadcaster nel momento in cui investono nel cambiamento, diciamo, che l'industria innovativa ci propone. E stare in questo ambito, in questo ambiente, ecco, significa lavorare per un sistema di innovazione che tenga conto dell'ecologia del bene comune, che è fatta dal pluralismo, è fatta dall'affidabilità, è fatta dalla correttezza delle condizioni di mercato, su cui la condizione oggi non è uguale per tutti. È stato ricordato anche questo da chi mi ha preceduto. Oggi sul mercato i grandi operatori degli OTT sicuramente hanno un vantaggio competitivo assoluto su cui si sta cercando di porre il riparo e su cui è necessario l'intervento delle istituzioni. Finalmente arrivano segnali non solo dall'Europa, ma persino dagli Stati Uniti. Da questo punto di vista, occorre sperare quindi che compatibilmente e in parallelo con tutti i processi che dobbiamo affrontare, da cui non ci possiamo sottrarre e dobbiamo stare dentro, sapendo che però oggi è difficile persino programmare per il lunghissimo periodo, perché col digitale terrestre, oggi con la nuova, il digitale di seconda generazione, programmiamo in realtà per un numero di anni, ecco, per certi versi illimitato. Quindi questo richiede risorse, richiede un impegno di paese, non richiede un impegno all'industria, un impegno ai broadcaster, sia i pubblici che il privato, e richiede però contemporaneamente una presa di consapevolezza chiara di quale sia la situazione da parte delle istituzioni. Perché il problema è non lasciare nessuno indietro. Con questa transizione digitale dal DVB-T al T2, ecco, già noi rischiamo di lasciare delle persone indietro. Ci ha ricordato Bruno che l'anno scorso sono stati smaltiti ancora 1 milione di apparecchi televisivi di vecchissima generazione, ormai non più, ormai fuori da tempo dal mercato, ma evidentemente ancora utilizzate da famiglie probabilmente povere, probabilmente più lontane dalla rinnovazione o per età. Ecco, noi non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Per fare questo abbiamo bisogno evidentemente quindi di assecondare il processo del passaggio dello switch off, che si dovrà completare entro la fine di giugno del 2022, e di accompagnarlo facendo in modo che le imprese siano in grado di corrispondere alla nuova tecnologia, portando appunto su minor numero di frequenze, di spazi di trasmissione, diciamo così, di tutta la loro programmazione,
facendo tutte le modifiche organizzative, produttive, di riprese e di trasmissione, allo stesso tempo assicurare alle famiglie di non perdere il contatto con gli strumenti, i mezzi che li tengono insieme, come la televisione lineare. È uno sforzo immenso che c'è da fare ancora, perché si calcola che ben 30 milioni di apparecchi televisivi siano ancora da cambiare in Italia o da organizzare perché siano accompagnati dal decoder. Le campagne promosse sono indietro da questo punto di vista, mentre invece i broadcaster non sono rimasti indietro. Hanno fatto finora tutta la loro parte per cominciare a fare tutti quei passaggi già nelle aree dove erano previsti i primi distacchi o i primi cambiamenti per il PEG 2 e così via. Ora, noi siamo quindi in una condizione allo stesso tempo esaltante perché l'innovazione esalta, l'innovazione aiuta a creare anche a creare, aiuta ad essere innovativi, ad essere quindi propositivi in direzione di futuro, ma allo stesso tempo con un'attenzione e un riguardo particolare a quella che è la condizione economica reale, perché c'è bisogno evidentemente delle risorse, ne ha bisogno il servizio pubblico che leggevo ancora in questi giorni, deve fare dei conti diversi rispetto alle prospettive che si era fatta, ne ha bisogno il pubblico che vive solo ed esclusivamente dalla pubblicità. E abbiamo visto come i meccanismi di valutazione dell'incidenza, dei programmi, degli ascolti e così via abbiano un riguardo essenziale per misurare poi quelli che saranno effettivamente i ricavi. Se ci si aggiunge la pandemia che blocca, che ha fermato l'economia per tanto tempo, vedete voi che siamo in una condizione di estrema difficoltà, nella condizione però di dover allo stesso tempo fronteggiare una prospettiva di impegno che è anche economico e industriale che non è di punto co conto. Quindi noi si richiede quindi un sostegno per il sistema dei broadcast, specie in questa condizione di emergenza che stiamo vivendo, perché riteniamo che sia oggi una condizione di garanzia per lo sviluppo che il paese può riprendere o non riprendere. La TV gioca ancora un ruolo importante, quindi, per l'agenda digitale, per sostenere la domanda di connessione, per offrire nuovi accessi attraverso il terminale TV. E su questo ci siamo in campo, credo tutto il sistema è in campo, l'avete detto, avete citato tutti gli operatori, dal pubblico Rai, avete citato la 7, alla Mediaset, ci sono tutti, ai soggetti internazionali che stanno in Italia, con correttezza e rispetto della legislazione italiana e del sistema finanziario e tributario italiano. Ecco, noi quindi abbiamo bisogno che questo sistema di valore sia in qualche modo preservato e dobbiamo allo stesso tempo coniugarlo con il tema dell'innovazione che vede sempre più tutta la vicenda avanzare in una direzione in cui si intreccerà sempre. Ecco, la televisione sarà sempre più, come dire, mista nella fruizione. Questo richiede appunto competenze nuove, richiede interventi privati, interventi pubblici, richiede sostegno all'innovazione, sostegno alla formazione, richiede interventi di attenzione regolatoria nuova. Mi ha fatto piacere, molto piacere, e la chiudo qui, che il dottor Arcidiacono abbia parlato espressamente della figura necessaria, sempre più, che sta emergendo, di un chief ethical officer nel sistema. Saranno queste figure nuove che accompagneranno un cambiamento che altrimenti sarebbe solo tecnico, ma che invece deve essere anche umano e sociale, al passo coi tempi e al passo con lo sviluppo reale di tutto il sistema complessivo al quale il sistema radiotelevisivo concorre da sempre ormai in termini assoluti. Grazie. Grazie Presidente, grazie per questo, come dire, questo panorama a luci ed ombre che ci ha costruito e adesso do immediatamente la parola all'ingegner Bianca Papini che come responsabile per la regolamentazione dei media e delle infrastrutture ha l'onore e l'onere di chiudere questa mattinata. A lei la parola. Buongiorno a tutti. Innanzitutto devo ringraziare Benito Mari e tutta l'organizzazione di HD Forum per questa iniziativa. HD Forum per le televisioni ha un significato particolare e credo che lo abbia per tutto il sistema, perché la promozione di specifiche condivise a livello di tutti gli stakeholder è, credo, un unicum a livello internazionale. Che ha
permesso e permetterà appunto l'evoluzione della piattaforma terrestre verso queste nuove sfide. Adesso io cerco di inserire le slide, non so se si riesce a. Ok, allora. Come purtroppo sappiamo, l'emergenza sanitaria è in una situazione di seconda ondata e questo sicuramente richiede al tempo stesso un'accelerazione e una riflessione sulle modalità per il raggiungimento degli obiettivi della legge di bilancio e il rilascio della banda 700 MHz. La riduzione delle frequenze è sostanzialmente un passaggio particolarmente critico perché si vede con una riduzione da 20 frequenze a 12 per gli operatori nazionali e da 22, diciamo, da una situazione di massimo di 22 a 4 frequenze per gli operatori locali. La scelta che è stata fatta dal regolatore, che è una scelta sfidante sia per le imprese che operano nel settore terrestre, ma soprattutto per tutto il sistema, è quella di garantire un sistema evolutivo che permettesse l'evoluzione della televisione, proprio la trasformazione, il passaggio di quello che è la televisione di palate per tutta l'utenza, quella che noi chiamiamo la TV 4.0. Su questo impianto sono stati definiti il nuovo piano di assegnazione delle frequenze, sono state stabilite le regole per le conversioni delle reti, nonché sono state stabilite. Purtroppo abbiamo un problema di connessione con l'ingegner Papini e mi dispiace, adesso cercheremo di recuperarlo. Io sarei dell'avviso in questo momento di arrivare alla conclusione dei lavori della mattinata. Cercheremo nel frattempo, nella pausa, di recuperare l'ingegner Papini inserendolo all'inizio del pomeriggio. Mi dicono dalla regia che è tornata, allora riprendiamo da dove abbiamo lasciato, scusatemi. Ingegner Papini, se ci sente, proviamo a riprendere, purtroppo la qualità della linea non è eccezionale. Proviamo a riprendere, non so se a che punto mi avete. Abbiamo perso Ok. soltanto pochi secondi, quindi fino a quella slide, l'avevamo seguita. Allora, mi scuso per questo problema di vita che, come potete vedere, richiede ancora parecchie sfide, soprattutto per l'infrastrutturazione del paese. Quello che vi voglio far vedere è che noi siamo convinti che il passaggio tecnologico della piattaforma digitale terrestre potrà rappresentare effettivamente un strumento di digitalizzazione del paese. Questo se si saprà preservare quello che è la generalità, la prevalente gratuità proprio della piattaforma terrestre. Qui vi faccio vedere quello che è stato l'ascolto nel periodo del lockdown, l'ascolto medio nell'intera giornata, che ha visto dei piani arrivati quasi al 50% in più rispetto al normale ascolto. Cioè la televisione rappresenta per il sistema di tutto, diciamo, di tutta la popolazione un servizio di interesse generale che garantisce un'informazione costante, qualificata e verificata con una programmazione che rappresenta un riferimento per la popolazione. E noi riteniamo che questa trasformazione che coinvolge tutta l'utenza non potrà comportare né la perdita di utenti né la perdita di ascolti. Non so se mi sentite. Sì, ingegnere, la sentiamo benissimo. Ci sono delle strane ritorni di eco. Vorrei passare alla slide successiva.
Allora, qui vedete gli step della transizione. La transizione è già iniziata e, come ha detto il presidente Siddi, gli operatori non si sono lasciati trovare impreparati, anzi hanno rispettato e stanno rispettando tutte le scadenze. È partita il 1 gennaio del 2020 con dei cambi di frequenza che hanno coinvolto alcune aree del territorio per il cambio di alcune frequenze. Questo per rispettare quelli che erano gli impegni internazionali nei confronti dei paesi esteri. E il progress che vedremo nel tempo richiederà agli utenti di risintonizzare progressivamente il proprio apparecchio televisivo. La sfida che però gli utenti dovranno affrontare è il primo cambiamento tecnologico al 1 settembre del 21. Il 1 settembre del 21 è la data di inizio vero e proprio della trasformazione digitale della piattaforma digitale terrestre, perché in quella fase tutti i televisori che non ricevono l'alta definizione andranno in nero, cioè verrà abbandonata da parte dei broadcaster la codifica, la prima codifica utilizzata sulla piattaforma terrestre, che è l'MPEG-2. Questo permetterà la progressiva attuazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze e quindi permetterà di atterrare per tutte le nuove reti su quelle che sono le nuove frequenze. A fine periodo, quindi negli ultimi 10 giorni che ci accompagneranno fino al 30 giugno del 22, ci sarà il secondo passaggio, quindi la previsione normativa che prevede che tutte le reti passino in DVB-T2 e conseguentemente gli utenti che ancora hanno ricevitori DVB-T andranno in nero. Questi due passaggi sono il cuore di quello che è l'impatto sull'utenza. L'utenza oggi può capire se il proprio ricevitore supererà tutti gli scogli che, e queste due scadenze indenne, con alcuni, diciamo, sono stati posti in essere dei cartelli su due LCN, su due posizioni del telecomando che sono il 100 e il 200, che permettono di capire se questi televisori che posseggono gli utenti sono a prova di futuro, quindi sono a prova di quello che sarà la televisione della nuova generazione. Come invece prima verifica che dovrà fare l'utente per superare il primo scoglio del 1 settembre del 21, dovrà verificare se il suo televisore è in grado di ricevere gli apparecchi, scusate, le trasmissioni in alta definizione. E veniamo a quelli che sono i punti. Non riesco a far andare le slide. La tecnologia esiste, ma a volte lascia. Allora, la transizione, come ho detto, non ha un impatto solo sulle operation delle imprese, quindi sulle attività tecniche e di diffusione del segnale. L'impatto più grosso, che è la scommessa che ha fatto il legislatore per garantire la transizione di tutta l'utenza. Io faccio un breve inciso. Ricordiamoci che l'Italia è un paese un po' particolare perché è il primo paese per adozione di quelli che sono i cellulari o comunque è nei primi posti nelle classifiche europee e al tempo stesso è tra i paesi che hanno un tasso di utilizzo di internet e dei servizi digitali decisamente basso. Gli indici DESI danno quasi il doppio dell'Italia rispetto alla media europea di utenti che non hanno mai avuto accesso ad internet. Noi abbiamo una popolazione relativamente anziana che sta invecchiando nell'ultimo periodo, che ancora richiede un accompagnamento alla digitalizzazione. È vero che c'è una prevalenza sulle famiglie meno abbienti, ma è altrettanto vero che questa distribuzione sociodemografica riguarda un po' tutte le fasce di popolazione. E qui vengo ai numeri che ha già riportato il presidente Siddi. Noi adesso stiamo aspettando con ansia di conoscere quelli che sono i numeri della post
prima fase di epidemia, e che il lockdown ha creato un rallentamento e ci sono stati determinati processi che non sono andati come ci aspettavamo che andassero. Contavamo a fine febbraio del 2020 30 milioni di apparecchi da sostituire, cioè ancora della prima generazione, per lo scoglio del 30 giugno del 22. Il problema è che ne abbiamo di questi 9 milioni che devono superare lo scoglio del 1 settembre del 21, quindi che sono ancora da sostituire solo nelle prime case. Qui è un po' per tecnici, ma di fatto la rilevazione che noi riusciamo ad avere abbastanza attendibile, perché la ricerca più completa esistente sul panorama italiano, che è quella della ricerca di base Ipsos per Auditel, che viene utilizzata dalla FUB come strumento di monitoraggio dell'utenza, conta esclusivamente quella che è la dotazione nelle abitazioni di residenza, che appunto conta circa 9 milioni da sostituire in MPEG 2, per un totale di quasi 3 milioni e mezzo di famiglie. Per raggiungere questi obiettivi di legge è chiaro che le vendite dovranno più che triplicare. Mediamente si vendono in Italia 300.000 pezzi al mese, che da quanto abbiamo analizzato non vanno a sostituire gli apparecchi più vecchi. La questione è proprio quella della resilienza delle famiglie con le dotazioni più obsolete. È come se ci fosse uno zoccolo duro di famiglie che mantiene il proprio apparecchio ricevente, si parla ancora di tubi catodici, e ne prendiamo atto perché è effettivamente una realtà non così marginale o residuale. Questi tubi catodici ovviamente sono abbinati a decoder, ma comunque valgono alla prima generazione. A questi, diciamo, dovranno essere sostituiti e dovranno essere aggiunti tutti quelli che riguardano le seconde case, nonché tutta quella, diciamo, componente di apparecchi di ricezione che riguardano gli esercizi commerciali, le comunità e quant'altro, che noi stimiamo insieme con Anitec, basandoci su quello che è stato il venduto durante lo switch off, in ulteriori 12 milioni di pezzi, di cui la metà MPEG 2, che sono, diciamo, sostanzialmente di prima generazione. Vediamo se riesco a muovere le slide. E qui è il primo punto che ho già accennato. Per poter guidare questa transizione e per poter garantire al sistema di avere una transizione armonica, è fondamentale avere un assessment sullo stato di diffusione delle nuove tecnologie nelle famiglie. Come vi ho detto, il problema più grosso che noi stiamo incontrando e che stiamo rilevando è che le famiglie con i ricevitori più vecchi hanno rallentato terribilmente il loro tasso di sostituzione. E noi sappiamo, condividiamo appieno quella che è la criticità sollevata dai produttori, distributori e rivenditori, che dicono che la principale criticità nella gestione economica, finanziaria e logistica è proprio determinata da picchi di domanda. Cioè, noi dobbiamo trovare il sistema di far muovere questa massa di cittadini. Non so se mi avete perso, io adesso vorrei andare all'altra slide, che è quali sono gli strumenti che si stanno mettendo in campo. Ricordiamoci che abbiamo circa 10 mesi davanti, quindi avremo bisogno di una campagna continua con una strutturazione di quelli che sono
tutte le iniziative di tipo redazionale da parte dei broadcaster, quindi informativa alla popolazione, perché la popolazione in questo momento non capisce l'esigenza di cambiare il televisore. Noi abbiamo bisogno di una campagna che garantisca un'informazione all'utente che deve rendersi conto che deve andare a sostituire il proprio apparecchio laddove questo apparecchio non sia conforme. Dobbiamo chiarire che ci saranno delle discontinuità nella trasmissione e gli utenti non potranno addossarsi tutti a ridosso della scadenza perché il rischio che corriamo è quello di avere mancanza di ricevitori ai punti vendita. Qui voglio fare una piccola chiosa. Il costo di questa sostituzione è un costo relativamente basso. Col bonus TV si riesce ad avere un ricevitore di nuova azione praticamente zero, quindi le famiglie meno abbienti sono totalmente coperte. Si parla di famiglie adesso con 20.000 euro. La vera sfida è effettivamente sostituire tutto il parco televisori, ma per garantire la continuità di visione a una progressiva e non traumatica sostituzione degli apparecchi, la soluzione di abbinamento è sicuramente una soluzione che permette a tutti diciamo di non rimanere indietro. Quello che non ci possiamo permettere è proprio il fatto che non ci siano i prodotti nel momento in cui saranno necessari. Vorrei andare all'altra slide, ho un certo ritardo. Il broadcast, guardate che non ha questi ritardi, e questo dobbiamo anche ricordarcelo perché il broadcast, a differenza del mezzo principe per la trasmissione di prodotti lineari, il prodotto lineare ha una caratteristica che ci tengo a sottolineare, è diversa da quella che viene fornita agli utenti diciamo rispetto a offerte a pagamento, anche offerte gratuite, ma che richiudono l'utente in una bolla. L'offerta lineare è quell'offerta che permette all'utente di vedersi proporre dei contenuti che lui nemmeno si aspetterebbe. È quello che garantisce questo pluralismo informativo e la possibilità di essere informato e di avere delle informazioni che lui non sta ricercando, quindi anche dei punti di vista che non sono quelli che lui si aspetterebbe di avere. Il bonus TV. Allora, il bonus TV è stato avviato l'anno scorso. A dicembre, quindi fa adesso sostanzialmente un anno. Per quelli che sono i numeri che vi ho raccontato, le vendite dovrebbero più che triplicare e i bonus dovrebbero altrettanto più che triplicare, cioè oggi si parla di circa 30.000 pezzi al mese e dobbiamo sicuramente arrivare 30.000 bonus al mese, bisogna almeno arrivare a più che triplicare le vendite, quindi arrivare al milione al mese di pezzi e i contributi di conseguenza. Noi riteniamo che, vista la situazione di emergenza sanitaria, è necessario individuare delle ulteriori semplificazioni per una determinata fascia di popolazione, che è quella comunque che conosce i mezzi informatici e che può fruire del bonus anche online, cosa che al momento è relativamente poco sviluppata, con l'introduzione anche di voucher digitali utilizzabili su tutte le piattaforme, perché purtroppo ci sono delle forti limitazioni oggi nell'utilizzo del bonus online sulle maggiori piattaforme di e-commerce. E soprattutto dovremo individuare delle formule di voucher per quei soggetti più deboli, anziani che sicuramente si muovono male sia sull'online e a maggior ragione adesso per via della pandemia, perché come ho detto, la televisione gratuita generalista su piattaforma terrestre rappresenta questo strumento di traino per portare tutta la popolazione verso nuovi strumenti e in questa tutta la popolazione c'è una quota di popolazione che ha sicuramente bisogno di un supporto. Vediamo l'ultimo.
Scusate. Ecco qua, noi vogliamo proporre come Confindustria e abbiamo capito che è un punto, diciamo, che riusciamo in qualche modo a far condividere. Il governo è assolutamente attento a introdurre delle misure green anche per quello che riguarda la televisione. Quindi, affiancare al bonus TV degli strumenti che permettano di incentivare quella che cerchiamo di chiamare il riciclo attento di questo enorme ammasso di televisori obsoleti da sostituire. 30 milioni di pezzi, guardate che sono veramente una grossa sfida per tutti. Mi scuso, dovrei aver concluso la mia presentazione, vi ringrazio, rimango a disposizione per eventuali domande. Scusate i ritardi, ma la connettività è ancora, mi Grazie. chiede ulteriori. Grazie a Bianca Papini, dispiace a noi per qualche piccolo inconveniente tecnico iniziale, poi il suo intervento è stato pienamente godibile, abbiamo capito tutti che faremo la fila fuori degli store per comprare all'ultimo minuto i televisori che non abbiamo, purtroppo questa è una cosa tipicamente italiana, speriamo che i fatti mi smentiscano. Bene, abbiamo terminato la mattinata e adesso do la parola a Ilaria per chiuderla e ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo sì tra poco, intorno alle 14:30 per la sessione pomeridiana. Tanti gli ospiti e tanti chiaramente gli argomenti che verranno trattati. Si parlerà in particolare di tecnologie, applicazioni, anche di streaming e gran finale con la consegna degli Innovation Day 2020 Awards. Sigla e a più tardi.